questo signore accanto a me, che è un amico, da anni è intorno ai cavalli e è colui che ci può spiegare meglio, siccome si è fatta un po' di confusione su questo blocco dei cavalli del quartiere della Colombina, no? Giusto? Sì. Ci sono delle regole che per cui se un cavallo viene trovato affetto da qualcosa, anche i cavalli vicini devono essere messi in quarantena. Non è che nessuno ce l'ha con Porta Santo Spirito, però alla fine Porta Santo Spirito è senza cavalli, perché? Allora ti spiego, questa è una normativa, il prelievo per l'anemia infettiva che è stato fatto alle scuderie di Santo Spirito è diventata obbligatoria dal 26 aprile di quest'anno. Era una vecchia analisi che veniva fatta fino a 3 anni fa. Poi dopo sembrava che la malattia dell'anemia infettiva fosse debellata in tutta Italia, quindi è stata tolta. Molto probabilmente poi in questi 3 anni è stato trovato qualche altro soggetto e l'hanno rimessa obbligatoria quest'anno. Diciamo che non, soprattutto vorrei sottolineare che non c'è responsabilità umana, nel senso di nessuno, non è stato né un errore di gestione né di ambiente malsano, insomma. Capita, e il tuo cavallo viene punto dall'insetto sbagliato e gli viene l'anemia infettiva. Non ha particolari... come si dice, non ha particolari, aiutami, non è che il cavallo gli viene la febbre, non è che il cavallo per esempio gli viene la febbre, sintomi, non mi viene la parola, scusa, non ha particolari sintomi, quindi non te ne puoi accorgere fino al momento del prelievo. Certo. E tutti i cavalli che sono nella scuderia insieme al cavallo malato vengono messi in quarantena, perché è una malattia che si... quarantena vuol dire che saltano le due giostre, praticamente quella speciale di agosto. Quarantena perché erano 40 giorni, poi in realtà la normativa direbbe, se non sbaglio, 60. 6 mesi, qualcosa del genere, quindi no, può darsi che... essere 90, o 60 o 90. Sì. Quella da approfondire. Vabbè, comunque, cosa fare? Vedo che anche tu ti stai muovendo, prima dell'intervista stavi telefonando, si stanno muovendo tutti. Ma si stanno per forza, attivando, insomma, tutti. Io senti, a parte la grande amicizia che mi lega in primis a Martino, poi a tutti, insomma, la dirigenza di Santo Spirito e ai giostatori, è una situazione abbastanza drammatica per la giostra, diciamo, perché ti immagini una giostra con 3 quartieri sarebbe... più o meno ridicola, ecco. E allora con un po' di responsabilità, certo, mi sono mosso per, dopo essere stato contattato da Martino, per potergli dare una mano. Poi se si riesco, trovano sti cavalli, dai. Ma si trovano, no, ti dico, non è semplice, perché se un quartiere investe un anno intero per preparare i cavalli, certo, un motivo c'è, certo, insomma, non è che in 15 certo, giorni certo. tiri fuori un cavallo, certo. Però con le varie amicizie che ho trovato tanta gente disponibile per dare una mano ai giallo-blu. Bene, allora speriamo di avere chiarito e soprattutto di aver anche minimamente tranquillizzato quelli che come me e come Luca non vorrebbero mai vedere un Saracino con un quartiere in meno, insomma. Ma no, eh? No, assolutamente. Grazie. Dobbiamo aiutarli tutti. Grazie. Grazie a te.